Ringrazio l'assessora Marzano qui presente per questo strumento che ci permette di ringrazio l'assessora Marzano, non si sente, per lo strumento che ci sta mettendo a disposizione e volevo sottolineare che io come al solito vedo oltre, cioè stiamo facendo il forum dell'innovazione, ma farei un forum per ogni tematica che dovrebbe trattare il Comune di Roma, cioè questa è la mia ambizione poi finale. Iniziamo con questo, vediamo come va, che tipo di diciamo adesione abbiamo, però ogni tematica che affrontiamo, politiche sociali, urbanistica, ma tante e tante, avere un forum che ci permette di avere, come giustamente lei metteva in evidenza, dei tecnici, cioè la famosa intelligenza collettiva che ci aiuta, io penso che sia poi l'obiettivo finale di tutto questo processo di innovazione. Inoltre volevo, abbiamo fatto un emendamento di commissione e alcuni punti che ho voluto fare inserire erano necessari per raggiungere i cittadini, perché noi Movimento 5 Stelle lavoriamo in rete, cioè abbiamo questa nostra diciamo voglia di partecipare attivamente online, quindi era necessario che venivano raggiunti coloro che si iscrivono al forum, quindi abbiamo aggiunto la mail come tipo di contatto e poi abbiamo aggiunto anche meno restrizioni alla partecipazione, quindi chiunque abbia, diciamo, conosce all'ultimo istante un'eventuale riunione, tavolo o qualcosa che si crea al momento possa liberamente partecipare senza vincoli. Questo era per noi fondamentale perché il Movimento 5 Stelle ha sempre favorito la partecipazione sia online e sia quella diretta dal vivo. Io ringrazio molto l'assessora per questo sforzo di portare l'innovazione nel Comune di Roma, perché il Comune di Roma dal 2013 che ho iniziato a seguire Smart City, che ho iniziato a seguire questo processo di informatizzazione, abbiamo sempre notato che c'era un gap, proprio non si riusciva a trovare questa svolta, questa innovazione. Finalmente forse ci siamo, stiamo iniziando questo percorso, però c'è tanto da lavorare perché lo vedo nelle commissioni che ancora stiamo insomma purtroppo con certi servizi e con la parte diciamo informatica. Io anzi insisterei con l'assessore Mazzillo a mettere a bilancio un po' di risorse per l'innovazione, per tutta la parte informatica, perché è necessario, se noi è proprio l'investimento strutturale che serve a questa amministrazione, sia risorse umane e sia risorse strumentali per l'innovazione. Grazie. A lei consigliera.